dal palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli, BCC Agropoli Gaudium Cani Catti. Un saluto ai nostri telespettatori da Giuseppe Schiavo e il cameraman Vincenzo Pacera per questa gara 2 dei playoff. La BCC Agropoli classificata a settima contro Cani Catti classificata a prima in gara 1. Nonostante questa posizione in classifica, l'Agropoli ha vinto sul campo siciliano 65-68 e quindi ha portato a casa la vittoria. Andiamo alla lettura delle formazioni con l'Agropoli che può avere a disposizione Raffaelli, Marco Di Mauro, Antonio Di Mauro, Forino, Rossi Pose, Blaskovic, Spinelli, Borrelli, Palma e Marino. Per Cani Catti sono disponibili Fessino, Mauti, Birindelli, Santori, Angelino, Carcano, Ates, Bisignano, Calò e D'Arrigo. Allenatore Cantone di Cani Catti, Enzo Maria per l'Agropoli. Gli arbitri sono Raimondo William di Roma e Sansone Alessio di Aprilia. E subito l'Agropoli a portarsi in attacco, subisce fallo Raffaelli, ma dalla lunetta realizza il primo libero. Due su due. Tre su tre dalla lunetta per Lucas Raffaelli, il migliore in campo in gara 1 contro proprio Cani Catti. Ha realizzato bene 28 punti la guardia agropolese. In terra siciliana si porta in attacco Cani Catti. Sbaglia un canestro da sotto Birindelli, poi recupera palla Forino, Rossi Pose, riparte in attacco l'Agropoli, ancora Rossi Pose, prova iniziativa personale, Rossi Pose va a tiro a canestro, c'è fallo, fallo da parte di Santori. Palazzetto Andrea di Concilio pieno oggi per questa gara molto importante. Vincere oggi infatti per l'Agropoli significherebbe aggiudicarsi gara 2 e quindi passare ai quarti. C'è fallo su Lucas Raffaelli, fallo di Mauti, terzo fallo squadra per l'Energy Cani Catti. Si incarica della rimessa Raffaelli, esce Blaskovic, eccolo che riceve, ancora Raffaelli, vuole il movimento di Di Mauro, Raffaelli preferisce scaricare a Blaskovic, ancora Blaskovic nel pitturato, va al tiro, inversione di passi. Inversione di passi secondo il direttore di gara, possesso palla Cani Catti. Prende palla Birindelli, ancora lui, prova l'uno contro uno, lo tiene Blaskovic, ancora Birindelli, se ne va dentro in terzo tempo e riesce a mettere dentro 3-2 quindi. Chiama lo schema Rossi Pose, c'è il blocco di Forino, Rossi Pose sceglie l'altro lato, Forino, Raffaelli sulla linea da tre punti, Raffaelli in penetrazione, sotto per Forino, lui è il canestro, Forino la mette dentro, 5-2. Cani Catti in attacco, passaggio il lato per Birindelli che va al tiro sbagliato, recupera il rimbalzo Raffaelli, Rossi Pose guarda in avanti, passaggio sotto per Forino, Forino non riesce a passare, bene ben chiuso, poi prova a inventarsi un canestro e lo realizza nonostante fosse pressato da ben tre avversari. 7-2, c'è fallo questa volta per Rossi Pose che trattiene Santori malamente. Rimessa in gioco per Cani Catti. Santori. Passaggio sotto, è rimasta a terra Di Mauro, si tocca alla testa. C'è stato il fallo, quindi canestro non valido ed è quarto fallo squadra per Cani Catti.
Sono passati appena 2 minuti dall'inizio della gara. Rossi posa. C'è il blocco di Forino, ancora Rossi posa sul lato, prova la penetrazione, viene chiuso da due persone. Forino non riesce a trattenere il pallone, parte in contropiede Canicattì. Vangelino dentro. Pallone sul fondo. Alcune discussioni tra il direttore di gara e un giocatore di Canicattì, si tratta di Festino. Tuttavia sembra si possa ritornare a giocare. Il passaggio fuori per Angelino, ancora Festino in post basso, lo tiene Blaskovic, si alza, tira, viene fermato, ancora Festino, una serie di finte, poi scarica in angolo, va al tiro Mauti da tre e la mette allo scadere dei 24 secondi, la tripla che accorcia le distanze per Canicattì, 7-5. Porta sempre palla Rossi Posa, si muovono i suoi compagni, Raffaelli sulla sinistra, punta l'avversario, ancora Raffaelli dietro la schiena, viene chiuso in angolo, ancora Raffaelli, prova a spingere, Rossi Posa, alimenta l'azione offensiva il playmaker dell'Agropoli, viene raddoppiato, Raffaelli arresta e tiro da tre, finisce a terra Raffaelli ma la mette dentro, 10-5, Canicattì riparte subito in attacco, va al tiro Angelino dalla lunga distanza, pallone sul ferro, rimbalzo di Di Mauro recuperato, Rossi Posa prova a saltare l'avversario, fermato scorrettamente, fallo di Angelino. Per subito cambio, esce Angelino, entra Ates, no mi correggo, è Calò per le file del Canicattì, primo cambio dunque per la squadra siciliana. Quinto fallo squadra, quindi ci sarà bonus, andata alla lunetta Rossi Posa. Va con il primo Rossi Posa e lo realizza. Due su due dalla lunetta, 12-5 per l'Agropoli. Santori scarica sul lato per Calò, poi fa giocare palla bene Canicattì, va ad un tiro pulito, Mauti che la mette dentro, da 3 punti 12-8. Ancora Globli in attacco, Rossi posa, Di Mauro riceve da 3, arresto e tiro immediato di Di Mauro sul primo ferro, recupera il rimbalzo Birindelli, sempre Santori a portare palla, vede un varco nelle corsie centrali, prova ad infilarsi e infatti mette a canestro in terzo tempo, 12-10. Rossi Posa si porta sul lato, viene fermato, pallone che rimane a terra, lo recupera Rossi Posa, vuole palla Forino, eccolo che riceve, attende il taglio di qualcuno dei suoi, tutti fermi quelli dell'Agropoli, va Forino, iniziativa personale con un gancio, mette altri 2 punti, 14-10. Canicattì riparte in attacco, Festino allarga per Calò, viene fermato da Di Mauro, non riesce per un soffio a recuperare palla il giocatore dell'Agropoli, va dentro Birindelli, sbaglia in canestro dall'angolo, Santori mette la tripla, 13-14, recupera Canicattì, Rossi Posa, c'è il blocco di Forino, Rossi Posa ne va per le costie centrali, allarga per Forino, c'è fallo su Forino, fallo di Festino, andrà Forino dalla lunetta, punteggio di 14-3, 5 minuti al termine del primo quarto. Va con il primo Forino, non entra. Uno su due per Ciccio Forino. Si porta in attacco Canicattì. Calò scarica sotto per Santori. Una virata.
la mette dentro, trova il punteggio, trova il canestro del pari, 15 a 15 quindi sul punteggio. Rossi Posa, una virata di Rossi Posa, se ne va dentro, viene fermato, allarga per Raffaelli, vuole il pallone Blaskovic, Raffaelli poi scarica in angolo per Rossi Posa. C'è fallo di Forino su Mauti, sfondamento secondo il direttore di gara. Perde il possesso palla all'Agropoli, si lamenta Rossi Posa con il direttore di gara. Santori, sempre difesa a uomo all'Agropoli. Calò, ancora Calò, scarico in angolo per Birindelli, ancora Birindelli al tiro da tre punti, non entra, Raffaelli al rimbalzo, Rossi Posa, c'è Fiorino scattato in avanti, Rossi Posa preferisce attendere i suoi compagni, poi parte da solo, scarica in angolo per Di Mauro, salta l'uomo Di Mauro, ancora Di Mauro, raddoppiato, triplicato, riesce a passare, a scaricare fuori Rossi Posa, la finta di tiro, se ne va dentro il tiro, il gioco comunque era già stato interrotto, canestro non valido, c'è fallo su Rossi Posa. Quindici a quindici quindi il punteggio. Sarà una gara combattuta, lo si vede sin da questi primi minuti di gioco. L'arbitro attende che venga pulito il campo. È pronto ai tiri liberi Rossi Posa. Palazzetto quello di Agropoli sempre pieno, soprattutto in queste occasioni non manca l'apporto del pubblico agropolese. Intanto a realizzare il primo libero Rossi Posa, 2 su 2 dalla lunetta per lui, 17 a 15. Santori si porta sul lato, attende il blocco, poi preferisce scaricare a Birindelli che è da solo, si prende un tiro pulito, se non lo sono dimenticati tutti, trova il vantaggio Canicattì, 17 a 18 con questa tripla. Attenzione Rossi Posa, passaggio dentro per Raffaelli, immediato il canestro del recupero, 19 a 18, ancora Canicattì in attacco, 3 contro 3, fa il tiro Santori in faccia a Blaskovic che sbaglia, recupera il rimbalzo Rossi Posa, lancia in avanti per Di Mauro, recupera, fa attenzione Forino, ruba palla, la mette dentro Ciccio Forino. Che recupero! Una palla che sembrava persa. 21 a 18. Santori. Mauti. Esce Calò. Poi consegna per Santori. Lo tiene Di Mauro. Ancora Santori. Scarica fuori. Birindelli. Ancora in angolo per Mauti. Pallone che non tocca nulla. Rossi Posa recupera la palla. Lancia fortissimo in avanti. Dove c'è Lucas Raffaelli che si prende il fallo. Una spinta. Un abbraccio poi fra Birindelli che si scusa subito con l'avversario. È intanto pronta ad entrare per l'Agropoli Di Mauro. Cambio per Canicattì. Cambio qualcosa anche Cantone. Entra D'Arrigo. È uscito Mauti. È entrato intanto Antonio Di Mauro per l'Agropoli. È uscito Tony Blaskovic. Realizza il primo libero Raffaelli. Due su due dalla lunetta. Si porta in attacco Canicattilo. Sempre Santori a portare palla. Pallone dentro per D'Arrigo. Calò fa giocare palla. Birindelli tocca palla di Mauro. L'arbitro giudica falloso l'intervento del giocatore agropolese.
Ancora Canicattina attacco. Santori indica il movimento ai suoi compagni. Riesce a prendersi palla Calò, poi scarica sotto, non riesce a ricevere, sbaglia il passaggio Di Mauro, vai, vola in contropiede Raffaelli in terzo tempo, Lucas Raffaelli, ed esplode il palazzetto 25-18. Sempre difesa bomba l'Agropoli. Fagiare palla Canicattì, Festino. Calò, va al tiro all'indietro, sbagliato. Ancora al tiro con Birindelli, sbagliato anche questo. Recupera palla l'Agropoli. Rossi Pozzi si porta in attacco, si ferma. Il tiro da lontanissimo, pallone che non entra. Santori. Esce Calò. Birindelli. Ancora Birindelli, però uno contro uno, alla fine va al tiro, lo realizza in faccia Di Mauro. Accorcia le distanze, 25-20. Chiama lo schema Forino, anche Canicattì difende a uomo. Consegnato per Rossi Pose di Raffaelli, ancora Rossi Pose. Prova a cercare uno spazio, fischio dell'arbitro, doppia. Espressione stupita del playmaker dell'Agropoli. Cambio intanto per Canicattì, esce Birindelli, entra Ates. Canicattì ancora in attacco, Santori, passaggio dentro per Ates, una virata, tira. Palla e canestro. È rimasto a terra Di Mauro, si rialza adesso il giocatore dell'Agropoli. Palla e canestro quindi. Festino va a tirare da solo, sbaglia il primo libero. Fallo tecnico, nessuno. Sbaglia il secondo. È stato fallo tecnico, quindi solo il fallo, non vale del canestro, a parte il tiro libero ovviamente. Canicattì ancora in attacco. Santori. Calò. Ancora Santori. Il tiro da tre di Santori sbagliato. Non arriva Raffaele al rimbalzo. Recupera Carcano. Ancora Santori. Chiama lo schema. C'è il blocco di Ates. Santori passa. Poi scarica in angolo per Calò che mette la tripla. Punteggio pari 25-25, 38 secondi al termine del primo quarto. Rossi Pose se ne va per le corsie centrali, Rossi Pose passa in mezzo a tre e si prende anche il fallo, palla e canestro di Rossi Pose. ...27-25, più tiro libero per l'Agropoli. Secondo cambio per l'Agropoli, esce Marco Di Mauro, entra il capitano Enrico Palma. Lo si pose ancora dalla lunetta, non sbaglia. 28-25. Canicattina attacco, sempre con Santori a portare palla, c'è il doppio blocco alto, attende che passi il tempo il playmaker di Canicattì. Ancora Santori, si porta sul lato Santori, non riesce a cercare uno spazio, poi lo trova per Carcano che sbaglia il canestro, recupera la palla Raffaelli, la perde. Ancora Santori, 6 secondi al termine del primo quarto. Santori, sempre lui, si gira tutto il campo, 2 secondi al termine, va al tiro allo scadere sul ferro,
Si chiude così il primo quarto, Agropoli in vantaggio 28-25, le squadre vanno verso le proprie panchine. Avrà qualcosa da ridire sui Enzo Maria, qualche canestro di troppo subito, soprattutto dalla lunga distanza. Ricordiamo che chi vince oggi, se vince l'Agropoli, si aggiudica gara 2. Dovesse vincere Cani Cattigi, sarebbe la bella proprio sul campo siciliano. Torna in campo l'Agropoli. Ancora qualche secondo per ritornare a giocare. Si è rialzato Blaskovic intanto nelle file dell'Agropoli. Sta parlando ai suoi Enzo Maria. Si è rimesso la casacca di Mauro, quindi stesso quintetto che ha fatto il primo quarto, tranne che Blaskovic torna in campo al posto di Di Mauro. In attacco Canicattì, D'Arrigo. D'Arrigo, c'è il blocco su di lui, scarica Dates, Santori, ancora Santori, si gira tutto il campo, poi passaggio sotto per Ates, ostacolato da Raffaelli. L'arbitro dice che l'ultimo a toccare è stato proprio Ates, quindi rimessa in gioco per Canicattì. Questo gioco per l'Agropoli, scusate, mi correggo. Ossiposa può ripartire, fa ripartire l'azione da capo. Palma consegnato per Ossiposa. C'è il blocco di Forino. Raffaelli, Blaskovic spalle a canestro, viene chiuso bene Blaskovic, poi riesce a passare, va al tiro, c'è fallo di Ates su di lui, si prende il fallo Blaskovic. Ma Blaskovic dalla lunetta, troppo debole il primo libero. Non va neanche il secondo, recupera il rimbalzo Ates. Può ripartire in attacco Canicattì. Santori, passaggio sotto per Ates, si allarga, va al tiro, troppo forte. Non arriva Farino al rimbalzo, lo recupera Carcano, va al tiro, sbaglia anche questo. Forino consegna a Palma per Rossi Pose. Finta il passaggio della schiena, poi il terzo tempo la mette dentro. C'è un minuto. Che azione dell'Agropoli, 3 contro 1 in contropiede, 30-25. 8 minuti e 57 alla fine del secondo quarto. Le squadre sono verso le proprie panchine. Ricordiamo che nella gara di ieri si è giocato Salerno pallacanestro contro Gela. Salerno ha vinto anche in gara 1, 81-89, ha vinto in casa 99-75, quindi Salerno si è qualificata per i quarti. Chi dovesse passare tra Canicattì e l'Agropoli incontrerebbe il pallacanestro Salerno.
tornano in campo le due squadre, ci sarà possesso palla per il Canicattì. D'Arrigo, ancora D'Arrigo, prova a spingere, viene fermato in modo scorretto da Palma secondo l'arbitro. Fallo di Palma quindi. Ancora Canicattì in attacco, Santori prova a passare, ci riesce, poi il passaggio per D'Arrigo stoppato da Toni Blaskovic. Ancora Blaskovic mette la mano a ostacolare il tiro, sbagliato infatti. Palma recupera palla, ancora Palma, Palma in terzo tempo, Palma sfondamento. Sfondamento del capitano Enrico Palma. Doppio cambio intanto per Canicattì. Esce Carcano, entra Festino. Esce Ates, entra Birindelli. Santori allarga per Calò, si porta sul lato, fa girare palla Festino, ancora Santori, il blocco di Festino su Santori. Viene fermato, Palma recupera palla, lancia avanti Rossi Pose in terzo tempo, Rossi Pose la mette dentro in terzo tempo, 32-25, allunga il vantaggio l'Agropoli. Calò, c'è fallo di Palma, è rimasto a terra Santori, fermato in modo scorretto secondo l'arbitro. Ed esce proprio Palma, l'autore del terzo fallo personale. Entra Spinelli. Santori viene raddoppiato in angolo. Cambia gioco poi Canicattì, la porta su quest'altro lato. Dubbia invasione di passi che l'arbitro non vede. Spinelli recupera palla. C'è fallo su Spinelli da parte di Calò, duro il suo intervento. Esce proprio Calò, entra Angelino. Rossi Pose, pallone dentro per Forino, per Raffaele, mi correggo, passaggio comunque recuperato da Santori, lancia in avanti Birindelli, inflazione di passi. Sempre 32-25 il punteggio, vantaggio dell'Agropoli, che ora si riporta in attacco. Rossi Pose, ferma il palleggio, allarga per Raffaele. C'è il blocco di Forino, ancora Raffaelli prova a passare. Raffaelli in terzo tempo la mette dentro, fa tutto da solo e porta a casa altri due punti, 34-25. Prova a rispondere Canicattì, lo fa con una tripla Festino, 34-28. Chiama lo schema Rossi Pose. C'è il blocco di Forino, Rossi Pose si porta sul lato. Blaskovic. Raffaelli. Viene fermato Raffaelli. Spinelli. Spinelli dal lato, prova il tiro forzato. Recupera il pallone Birindelli. Santori in angolo per Angelino. Pallone dentro per Festino, si alza e tira, mette dentro. 34-30. Recupera punti il Canicattì. Rossi Pose, Spinelli, Blaskovic, Raffaelli. Prova il tiro da tre Raffaelli sul primo ferro. Spinelli poi si lancia al rimbalzo e lo recupera.
Rossi Pose. Pure il blocco di Furino, lo riceve Rossi Pose, se ne va dentro, viene fermato in modo scorretto, c'è stato già il fischio dell'arbitro. Gioco interrotto. C'è cambio per Canicattì. Esce Angelino, entra Mauti. Blaskovic, Forino. Raffaelli, prova a forzare. Esce Forino, eccolo che riceve. Guarda il canestro Forino. Se ne va dentro, va al tiro Forino allo scadere. Pallone che non entra, Blaskovic smanaccia ma non arriva al rimbalzo. Porta palla ad Arrigo. Santori, in post basso Santori, prova a tenerlo Spinelli, allarga per Mauti che taglia il canestro, c'è fischio dell'arbitro, fallo. Fallo da parte di Birindelli. Fallo in attacco quindi del giocatore di Canicattì. Rossi Pose. Raffaelli consegnato per Rossi Pose. C'è blocco di Forino. Ancora Rossi Pose. Forino guarda il canestro. Prova il tiro da tre, sbagliato. Blaskovic vola al rimbalzo. Ancora Blaskovic, prova il tiro. Toni Blaskovic si alza e tira. 36 a 30. Ancora Canicattina attacco. Santori. Birindelli, prova l'uno contro uno con Forino. Prova a tenerlo Forino. Ancora Birindelli, spinto sul fondo, va al tiro, poi sbagliato da Arrigo, recupera il rimbalzo Blaskovic. Raffaelli, con calma, fa ripartire l'azione. Forino, esce Rossi Pose, riceve, ancora Rossi Pose, si muove sulla linea dei tre punti. Per provare l'uno contro uno, poi scarica invece a Forino, pallone dentro per Spinelli che non riesce a prendere. Recupera palla Canicattì. In attacco da Arrigo, scarica per Santori, prova il tiro da tre, sbagliato Forino, recuperava quasi il rimbalzo, poi Birindelli è spuntato alle sue spalle e ha conquistato quindi una rimessa a fondo. In attacco c'è cambio per l'Agropoli. Esce Spinelli, rientra Marco Di Mauro. Santori, pallone dentro per Festino, poi ancora fuori, ancora Festino. Inflazione di passi secondo l'arbitro. ...36 a 30, questo è il punteggio quando mancano all'incirca 4 minuti alla fine del secondo quarto. Rossi Pose si porta sul lato, poi riscarica a Forino. Ancora Raffaelli, si gira e tira Raffaelli, il tiro da lato sbagliato, smanaccia Blaskovic, non ci arriva neanche Forino. Riparte in attacco Canicattì. Attenzione, pallone dentro, va al tiro Festino e accorcia la distanza, 36 a 32. Rossi Pose guarda il suo allenatore, poi scarica Raffaelli. Blaskovic, esce Di Mauro, attende la mente dei suoi compagni. Rossi Pose, ancora Rossi Pose, prova la penetrazione, si arresta, tira, tiro troppo impreciso, pallone che tocca il secondo ferro ed esce. Riparte Canicattì in attacco. Santori, pallone dentro, arriva il rimorchio, il numero 7 Mauti, e mette dentro. Altri due punti, 36 a 34, l'Agropoli è a più 2 sul Canicattì. Rossi Pose viene fermato in modo irregolare. Mauti è stato l'autore del fallo. Primo fallo per Mauti,
è pronto ad entrare Borrelli nelle file dell'Agropoli. Sarà molto probabilmente Rossi Posi ad uscire, farà rifiatare il supremaker Concenzo Maria. Attende la rima che si tirerà i tiri liberi, di tirare tiri liberi Rossi Posa. È pronto Rossi Posa, va con il primo dalla lunetta, lo realizza. 37 a 34. Due su due, 38 a 34. Eccolo che esce, Rossi Posa. Entra Borrelli. Santori, sempre lui a portare palla. Ancora Santori, il passaggio per Festino. Prova l'uno contro uno, va dentro Festino, va al tiro sbagliato. Raffaele recupera il rimbalzo, c'è Di Mauro in avanti. Ancora Raffaelli, preferisce fare tutto da sola, allargare per Forino, prova a passare in mezzo Forino, appoggia a tabellone e mette dentro altri due punti, 40 a 34. Fischio dell'arbitro, fallo di sfondamento di Santori su Borrelli, secondo fallo di Santori. Borrelli esce, Di Mauro riceve, si muove Raffaelli, si muove anche Blaskovic. Blaskovic non sa chi passare, alla fine sceglie Di Mauro che va dentro in terzo tempo, pallone che rotola sul ferro e poi esce, riparte in contropiede Canicattì, 4 contro 4, Santori per Festino, va al tiro, gioco interrotto, infrazione di passi. a 34 sempre il punteggio, scarsi due minuti al termine del secondo quarto. Borrelli, ancora Borrelli, si porta sul lato, esce Blaskovic, vuole il pallone, fischio dell'arbitro, una trattenuta su Borrelli che si prende un altro fallo e va a tirare dalla lunetta, bonus. Cambio per Canicattì, intanto esce il numero 7 Mauti, entra D'Arrigo. Va Borrelli dalla lunetta, applausi del pubblico, realizza il primo libero. 2 su 2 questo giocatore classe 90. Angelino, Santori, ancora Santori, viene raddoppiato, questa volta c'è fallo, fallo di Forino. Rimessa in attacco per Canicattì, è pronto ad entrare Antonio Di Mauro, esce Ciccio Forino. Applausi per lui. Santori, Festino, sbaglia il controllo, recupera palla Raffaelli, Borrelli porta palla. Ancora Borrelli, esce Di Mauro, consegnato per Borrelli, si porta sul lato, Di Mauro, dentro per Di Mauro, entrambi i fratelli Di Mauro in campo in questo momento. Perde palla Antonio Di Mauro, Canicattì in attacco, pallone dentro per Birindelli che appoggia il tabellone, 42 a 36 il punteggio. Raffaelli, Di Mauro,
per suo fratello Marco Di Mauro. Se ne va dentro, viene fermato in modo scorretto da Arrigo. Di Mauro dalla lunetta, fallo di D'Arrigo. È pronto Di Mauro, va con il primo, non entra. Sbaglia anche il secondo, recupera il rimbalzo Birindelli. Canicattì si porta in attacco questi ultimi 29 secondi del secondo quarto. Birindelli prova a saltare l'uomo, viene fermato Di Mauro per Borrelli, c'è Marco Di Mauro in avanti, eccolo che riceve Di Mauro, non riesce a controllare. Peccato, era un canestro quasi fatto. Guarda il cronometro Santori, 9 secondi al termine. Passaggio lento sbagliato, Blaskovic prova il tiro da lontanissimo, pallone direttamente sul fondo. Soltanto un decimo di secondo da giocare ancora. Alcuni giocatori sono già avviati negli spogliatoi. Il tiro di Santori. Si chiude così il secondo quarto, 42 a 36 e siamo a metà gara. Le squadre vanno negli spogliatoi. Si torna in campo, gara 2 dei playoff, BCC Agropoli, Canicattì, punteggio di 42 a 36 e siamo a metà partita. Palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli, sempre pieno dei tifosi a sostenere i propri beniamini. Realizza il canestro Rossi Pose in terzo tempo, 44 a 36. Dopo aver vinto sul campo di Canicattì in gara 1 con il punteggio di 65 a 68, l'Agropoli cerca la vittoria casalinga quest'oggi per passare il turno e andare ai quarti di questi playoff di Serie C1, girone H. Si porta in attacco l'Agropoli, Raffaelli, Rossi Posa. Esce Di Mauro, eccolo che riceve, guarda il canestro, se ne va dentro in penetrazione Di Mauro, appoggia a tabellone, pallone che non entra, sfortunato Di Mauro. Riparte in attacco Canicattì, fischio dell'arbitro, infrazione di passi da parte di Mauti, gioco interrotto. Sempre qui la voce di Giuseppe Schiavo, il cameraman Vincenzo Pacera, per raccontarvi questa gara 2 tra Agropoli e Canicattì. Passaggio dentro di Forino, Raffaelli viene fermato in modo scorretto, c'è fallo. Fallo di Santori. Terzo fallo per il playmaker di Canicattì. Ma con il primo libero Raffaelli, non entra sul secondo ferro. Palazzetto qui oggi quello delle grandi occasioni, tutto pieno infatti. Realizza il secondo libero Lucas Raffaelli. C'è stato un cambio intanto per il Canicattì. 45 a 36, riparte in attacco la squadra siciliana. Lo fa con Calò, allarga per
Angelino, Festino, Birindelli se ne va dentro, lo tiene Blaskovic in frazione di passi. Giusto il fischio dell'arbitro. Rimessa in gioco per l'Acropoli, sempre a portar palla Rossi Pose. Difesa sempre a uomo quella del Canicattì, come anche quella dell'Acropoli. Rossi Pose vuole il blocco di Blaskovic, lo riceve, larga invece per Raffaelli, ancora Rossi Pose, la fine di tiro, Rossi Pose va dentro, passo, poi esitazione, scarica per Blaskovic, si allarga, tira, pallone rotola sul ferro e non entra. Canicattì in attacco, ma l'Acropoli si è già rischierata in difesa. Santori viene raddoppiato, pallone sotto per Festino, appoggio a canestro, non può sbagliare, 45 a 38. Rossi Pose, Di Mauro, Forino, Raffaelli, Rossi Pose in angolo, ancora Raffaelli, Di Mauro riceve il pallone, si alza e tira sul primo ferro, Blaskovic da Forino che da sotto canestro deve solo alzarsi e mettere dentro, 47 a 38. Santori raddoppiato, il pallone per Calò, Birindelli va al tiro in angolo, Angelino sbagliato, recupera palla all'Acropoli, Raffaelli consegna a Rossi Pose, ancora Rossi Pose, la virata, scarica Di Mauro, passaggio poco preciso, ancora il possesso palla all'Acropoli, va al tiro Rossi Pose, da tre la tripla e l'urlo di Rossi Pose ad incitare il palazzetto, 47 a 38, e correggo 50 a 38 con questa tripla. 7 minuti al termine del terzo quarto e si infiamma il palazzetto Andrea di Concilio quando l'Acropoli fa questi canestri. C'è un minuto, le squadre sono verso le proprie panchine. Partenza sprint quella dell'Acropoli a ripresa della partita, ha subito poco e realizzato tanto, tranne la Jotosh, occasione sciupata da Di Mauro. Nulla da ridire alla squadra che è tornata in campo, parla con i suoi Lucas Raffaelli. Rossi Pose incita i suoi compagni e intanto recupera la palla Canicattì che si porta in attacco. Santori non è chiuso da Raffaelli, da Rossi Pose, mi correggo, e c'è fallo secondo l'arbitro, si lamenta Rossi Pose, una trattenuta secondo il direttore di gara. L'allenatore Enzo Maria dell'Acropoli incita il suo su cosa fare, c'è fallo. Fallo di Ates, sfondamento, perde il possesso palla Canicattì, l'Acropoli può ripartire in attacco. Rossi Pose, Raffaelli consegnato per Rossi Pose, c'è blocco di Blaskovic, ancora Rossi Pose, allarga per Di Mauro, guarda Forino in posto basso, Di Mauro preferisce la soluzione personale, poi scarica Blaskovic, viene fermato in modo scorretto, antisportivo, fischiata antisportiva ad Ates. Era stato fermato effettivamente in modo poco corretto Blaskovic. Va a tirare da solo il centro dell'Acropoli, sbaglia il primo libero. Realizza 1 su 2 dalla lunetta Blaskovic,
51-38 e possesso palla per l'Agropoli. Rossi Pose, guarda il canestro, prova da tre, la mette dentro, ancora Rossi Pose, le sue triple come fanno male agli avversari, 54-38. Prova ad allungare il vantaggio l'Agropoli, Canicattini in attacco, ancora Calò, prova a passare in mezzo a due, va al tiro sbagliato, Calò recupera palla, stoppato da Blaskovic, alla fine va al tiro Fessino sbagliato, fischio dell'arbitro, fallo quest'altro forse di Raffaelli, sì infatti, primo fallo di Lucas Raffaelli. Festino va il tiro dall'angolo, Calò sbagliato, Di Mauro è l'ultimo a toccare secondo l'arbitro. Alcune discussioni fa Di Mauro, il direttore di gara. Rimessa in gioco comunque a favore di Canicattì, alcune discussioni ora con Ates, si può tornare a giocare. Fessino in angolo, sbaglia il passaggio perché era raddoppiato, lo si pose, allarga per Raffaelli, c'è Di Mauro da quest'altro lato, Raffaelli in terzo tempo la mette dentro, Lucas Raffaelli, 56-38. Adesso una bolgia il palazzetto quando attacca Canicattì, va al tiro Santori da tre, risponde così Canicattì, 56-41, prova ad accorciare la squadra siciliana, Rossi Pose, Forino, eccolo che riceve Raffaelli, guarda il canestro Raffaelli, prova il tiro da tre ed esplode ancora il palazzetto andato di concilio, 59-41. Canicattì in attacco, va al tiro Festino sbagliato, recupera il pallone in extremis Ates, Santori, c'è il blocco su di lui, riesce a passare Santori, adesso il tiro, ostacola Blaskovic ma il pallone va dentro, Santori uno dei migliori dei suoi, prova ad incitare i suoi, vuole una reazione da parte della sua squadra, lo si pose, prova a gestire la situazione, il vantaggio 59-43, fa girare palla l'Agropoli, eccolo Rossi Pose, il passaggio per Forino, guarda il canestro Forino, arresto e tiro da due sbagliato, riparte in attacco Canicattì, ancora con Santori, se ne va dentro, si prende il fallo, pallone non entra, fallo di Forino. C'è un minuto, le squadre vanno verso le proprie panchine, 59-43 il punteggio, mancano 4 minuti e 17 secondi alla fine del terzo quarto. Ancora indicazioni da parte dell'allenatore Enzo Maria per l'Agropoli, di Cantone per Canicattì, mentre gli arbitri discutono a centrocampo. Torna in campo l'Agropoli, torna in campo anche Canicattì. Parte l'applauso del pubblico per i propri beniamini. Santori dalla lunetta. Realizza il primo.
va ancora Santori con il secondo, lo realizza 59-45. Di Mauro, consegnato per Rossi Pose, blocco di Forino, ancora Forino sul, a fare il blocco su Rossi Pose, poi recupera palla Raffaelli, dietro la schiena per Forino, pallone troppo basso, non riesce a prenderlo il centro dell'Agropoli, si scusa con Raffaelli, riparte in attacco Canicattì, sempre Santori a portare palla, ancora Santori, c'è il blocco di Carcano, eccolo che riceve, passaggio fuori per Ates, la finta di Ates, salta l'uomo, ne salta due, va dentro, in terzo tempo sbaglia, l'ultimo a toccare è proprio lui, perde il possesso palla Canicattì, riparte in attacco all'Agropoli, chiama lo schema Rossi Pose, c'è il blocco di Forino, Rossi Pose prova a girarsi, passaggio sotto per Forino, Blaskovic, Di Mauro, Blaskovic, circolazione di palla da parte dell'Agropoli, situazione di Mauro, salta un avversario, 2-3, va dentro in terzo tempo, pallone sul secondo ferro, recupera il rimbalzo Carcano, ancora Canicattì in attacco, Santori scarica in angolo per Calò, ancora Calò, pallone che esce, rimessa in gioco per l'Agropoli, Rossi Pose, Raffaelli, Blaskovic, Di Mauro, Raffaelli viene detenuto malamente da parte di Calò, c'è il quarto fallo di Calò, un altro fallo sarà costretto ad uscire il giocatore di Canicattì, sempre 59-45 all'incirca 3 minuti alla fine del terzo quarto, Forino riceve sul perimetro, Forino, ancora Forino, fa saltare l'avversario, poi scarica Di Mauro, ancora Di Mauro, dentro per Blaskovic e che si appende al canestro, la schiaccia dentro, 61-45, Calò va al tiro, Santori sbagliato, Forino vola al rimbalzo, Rossi Pose con calma fa ripartire l'azione, invita alla calma i suoi compagni, Rossi Pose, Di Mauro vuole il movimento dei suoi compagni, si allarga Di Mauro, Forino riceve in posto basso, ancora Forino, spalle a canestro, Forino prova a girarsi a cercare uno spazio, va al tiro, gioco interrotto, infrazione di passi, torna in attacco Canicattì, D'Arrigo si gira e tira, il gioco era stato fermato prima che il canestro entrasse, è stato fallo di Forino, Santori il blocco su di lui, Calò fa saltare l'avversario, va al tiro, fallo e canestro. Fallo e canestro di Calò. . 61-47, Calò dalla lunetta. Realizza 2+1 per lui. C'è fallo questa volta di Rossi Pose, esce Rossi Pose, entra Borrelli, ma c'è minuto, 61-48, 1:39 alla fine del terzo quarto,
un altro fallo commesso da Rossi Pose. Infatti era pronto ad entrare Borrelli al suo posto, vuole risparmiarlo per i minuti finali il coach Enzo Maria. Torna in campo l'Agropoli, torna in campo anche Canicattì. Applausi dal pubblico. Possesso palla Canicattì. Vale il tiro Santori dalla lunga distanza, sbagliato. Recupera il rimbalzo Garcano. Sbaglia anche lui il tiro. Si avventa poi sul pallone Calò. E ancora Santori. Santori. Prova a tenerlo Borrelli. Pallone dentro di Santori. Va al tiro Garcano. Quando è stato un fallo. Fallo di Borrelli. C'è bonus di 5 falli, quindi andrà la lunetta Santori. Realizza il primo, 61-49. Due su due, 61-50. Alza la pressione Canicattì. Borrelli, Raffaelli. Con un blocco... Forino riesce a liberare Raffaelli, che se ne va. Di Mauro, Forino guarda il canestro da lunga distanza. Forino! La tripla di Ciccio Forino. 64-50, proprio ora che servivano punti ci ha pensato lui con un tiro da lunga distanza che si sa non è la sua specialità. Santori va dentro, pallone per Rates che si prende il fallo. Quarto fallo di Forino, costretto al cambio Enzo Maria, entra Antonio Di Mauro. È pronto Ates dalla lunetta. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, 1 su 2, 64-51. Borrelli, Raffaelli. Raffaelli passa in mezzo a due, poi preferisce ripartire da capo l'azione. Chiama lo schema Borrelli. Di Mauro, ancora Borrelli. Vuole il taglio dei suoi compagni. Raffaelli, Blaskovic, ancora per Di Mauro. Prova il tiro da tre. Di Mauro sul secondo ferro. Va al rimbalzo Carcano. Santori, ancora Santori, pallone dentro. Pallone che è uscito. Questo gioco per Canicattì. L'arbitro vuole che venga pulito il campo. ...64-51... quindi dicevo il punteggio, 17 secondi al termine del terzo quarto.
Ates allarga per Santori, fa saltare l'avversario Santori, va al tiro da tre sbagliato di Mauro, rimbalzo, recupera la palla Raffaelli. 3 secondi al termine. Borrelli va al tiro allo scadere, 64-51, si chiude così il terzo quarto, le squadre vanno verso le proprie panchine. Agropoli che era partita fortissima all'inizio del terzo quarto, si è fatta rimontare qualche punto, ciò nonostante ha mantenuto il vantaggio. Vedremo alla fine chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria quest'oggi. Dovesse vincere l'Agropoli, incontrerebbe la Pallacanestro Salerno, che ha vinto ieri in gara 2 contro Gela e ha quindi già qualificata per i quarti di questi playoff di Serie C1 Girone H. Sta parlando i suoi Enzo Maria. Vuole più determinazione, più rabbia, ha detto vicino ai suoi giocatori. Lo si può sempre in panchina. Borrelli, speriamo riesca a sostituirlo in modo abbastanza egregio. Giovane 90, ma con tante qualità. Possesso palla per Canicattì, si torna a giocare questi ultimi 10 minuti tra Agropoli e Canicattì. Possesso palla Canicattì, va al tiro Santori dal lato, realizza da 3 punti, 64-54. L'Agropoli si tiene a più 10. Chiama lo schema Borrelli, esce Di Mauro, Blaskovic, ancora Blaskovic. Palla per Raffaelli, lo stesso Blaskovic a bloccare, Raffaelli prova a passare, va al tiro centrale, Lucas Raffaelli la mette dentro, 66-54. In attacco Canicattì, calò, Santori, la fine di tiro di Santori, si porta sul lato, lo tiene Di Mauro, pallone dietro la schiena per Ates che prova a girarsi. Messo il piede sulla linea del fuori Ates, perde possesso palla Canicattì, c'è cambio per Canicattì, esce proprio Ates, entra Birindelli, Borrelli, Di Mauro finisce a terra Santori, va al tiro Di Mauro, non approfitta però. Pallone che non entra, Canicattì ancora in attacco, chiama lo schema Santori. C'è il blocco su di lui, un altro da parte di Birindelli, ancora Santori. È sempre lui il cervello di questa squadra. Una serie di passaggi, poi sbaglia da sotto Festino, un canestro facile. E recupera palla l'Agropoli. Raffaelli, Blaskovic, Borrelli, Di Mauro per suo fratello Marco, Di Mauro ancora, Di Mauro si gira dentro per Blaskovic, il gancio di Tony Blaskovic da dietro al tabellone, ringrazia Di Mauro, 68-54. Santori, Festino, infrazione di passi.
Borrelli. Ultimi 8 minuti da giocare. Di Mauro, Borrelli. Ancora Borrelli. Salta l'uomo, poi scarica all'indietro per Raffaelli. Con l'uno contro uno. Ancora Raffaelli, riesce a passare Raffaelli. La mette dentro il terzo tempo. Non lo ferma nessuno, Lucas Raffaelli. 70 a 54. D'Arrigo. Calò. Perde palla, recupera Blaskovic. La butta sul piede di Calò. Rimessa in gioco per l'Agropoli. Applausi dal pubblico, squadre che vanno verso le panchine. C'è un minuto. 70 a 54, 7 minuti e 15 secondi alla fine della partita. Applausi dal pubblico giunto qui numeroso al palazzetto Andrea di Concilio. Ultimi 7 minuti di questa gara 2 di playoff. Agropoli per il momento in vantaggio di 16 punti. La qualificazione ai quarti è vicina. Torna in campo l'Agropoli, torna in campo anche Canicattì. Borrelli. Raffaelli. Blaskovic. Di Mauro. Borrelli ancora. Prova a passare, viene fermato, scarica Di Mauro, prova il tiro dall'angolo, Di Mauro sbagliato. Recupera palla Canicattì. Rimane a terra Borrelli. E lui l'autore del fallo. Questa laterale se ne incarica D'Arrigo. Pestino. Santori. La finta di tiro di Santori. Ancora lui, prova l'uno contro uno. Preferisce allargare per Birindelli. Scarica fuori, va al tiro Pestino dalla lunga distanza. Realizza da 3 punti. 70 a 57. Si porta in attacco l'Agropoli. Serve il canestro, serve il canestro adesso. Ancora Di Mauro, una serie di palleggi, larga per Borrelli. Tocca con il piede D'Arrigo. Ancora Copri in attacco. Di Mauro, attenzione, un colpo alla testa per Raffaelli. C'è fallo di Festino. Si alza subito il giocatore dell'Agropoli, nulla di grave. Intanto ha richiamato vicino a sé Tony Blaskovic, richiamato da Enzo Maria, l'allenatore. Qualcosa da ridire al suo giocatore Raffaelli. Fuori per Di Mauro. Borrelli chiama lo schema, esce Di Mauro. Viene chiuso da 3 persone, scarica ad Antonio Di Mauro che la mette dentro dal lato. 72 a 57. 6 minuti al termine della partita. Pessino, palla dentro, fischio dell'arbitro, fallo a Borrelli. Un altro fallo di Borrelli. E il terzo fallo. D'Arrigo, pallone fuori per Santori. Difesa 3-2 per l'Agropoli. Pestino ostacola Di Mauro e recupera palla Raffaelli. Riparte in attacco l'Agropoli. Queste sono le palle recuperate.
che fanno bene nei momenti come questi. 72-57. Attenzione, perde palla però l'Agropoli, la recupera Raffaelli, arresto e tiro all'altezza della lunetta, pallone che non entra, Blaskovic al rimbalzo, la recupera un'altra volta, pallone fuori per Di Mauro, ancora Borrelli, e riparte tra gli applausi l'Agropoli in questa azione d'attacco. Ancora Di Mauro, Blaskovic prova a passare, Di Mauro, fischio dell'arbitro, gioco interrotto, c'è fallo, pallone che era entrato però l'arbitro aveva già fischiato il fallo. Alcune discussioni intanto tra l'arbitro e un dirigente di Canicattì. Intanto è pronta a rientrare Ates per il Canicattì. Ancora scintille fra l'arbitro, il dirigente di Canicattì. Si può tornare a giocare, esce Fessino, entra Ates. Forino, mi correggo, Raffaele, Blaskovic, Borrelli chiama lo schema, Di Mauro, ancora Di Mauro, se ne va dentro, scordinato, pallone che non entra. Canicattì in attacco, ancora Santori, va dentro in velocità, pallone dentro, una carambola, poi recupera palla Borrelli, guarda il cronometro e riparte con calma l'azione dell'Agropoli. 72-57. Di Mauro, Borrelli, ancora Borrelli, guarda il canestro, tira da tre, pallone sul secondo ferro, non entra. Calò, ancora Santori, si porta sul lato per Calò, la finta di tiro Ates, Santori, viene chiuso il tiro all'indietro, pallone sul ferro, non entra, Raffaelli al rimbalzo. All'incirca 4 minuti alla fine della partita, 72-57, Agropoli in attacco. Raffaelli, c'è il blocco di Di Mauro, in angolo per Marco Di Mauro, che viene fermato in modo scorretto, mentre stava tirando da parte di Calò, quindi il fallo. È pronto ad entrare Forino, uscirà Tony Blaskovic. Applausi dal pubblico. Di Mauro dalla lunetta, il primo libero lo realizza. Sbaglia il secondo. Terzo libero, il fallo era sulla linea da 3. 2 su 3 dalla lunetta, 74-57. D'Arrigo, Pirindelli, Angelino per Santori, va al tiro da 3 Santori sul secondo ferro, recupera palla D'Arrigo, fuori per Santori, ha lo spazio per entrare, va ad approfittarne, fallo il canestro, fallo il canestro di Santori, fallo di Di Mauro. 74-59. Non si fa attendere la risposta del Canicattì. Realizza dalla lunetta Santori. Raffaelli, Borrelli, Di Mauro, Marco Di Mauro. Fa pressing Canicattì, ma sale con i passaggi l'Agropoli. È pronto a rientrare Rossiposi per questi ultimi 3 minuti e 18 secondi alla fine della partita. Borrelli,
va al tiro Raffaelli a tabellone da tre punti, sta entrando tutto, 77-60. Santori va dentro in terzo tempo, viene fermato questa volta in modo corretto, recupera la palla a Borrelli, ancora a Borrelli, Raffaelli sul lato, Raffaelli consegna a Borrelli al lato per Di Mauro, dentro per suo fratello Antonio che da sotto canestro la mette dentro, 79-60. L'Agropoli è più 19, mancano meno di 3 minuti e ora si inizia davvero a crederci, l'Agropoli nel passaggio del turno. Intanto Ates accorcia le distanze, 79-62. Ancora un attacco l'Agropoli, facciamo giocare palla, dice il mister Raffaelli, esce fuori ed aspetta, non deve aver fretta l'Agropoli, non deve sciupare il vantaggio, Raffaelli va dentro, si prende il fallo, fallo di Angelino, doppio cambio per l'Agropoli, esce Borrelli, rientra lo Stipose, entra anche il capitano Palma, esce Marco Di Mauro. Palma, ancora Palma, si gira e tira dalla linea della lunetta, però sbaglia, non ci arriva fuori al rimbalzo, Canicattina attacco. Due minuti, ecco, ora sul cronometro alla fine della partita, ancora Canicattì. Santori, trova il tiro da tre, Santori lo realizza. 79-65, due minuti al termine. Raffaelli, ancora Raffaelli, consegnato per Rossi Pose, ancora Raffaelli, alimenta l'azione offensiva, Rossi Pose, Forino, Di Mauro, fa giocare palla Agropoli, ancora Di Mauro, l'azione personale, scarica Raffaelli, il tiro dal lato di Raffaelli, la mette dentro, le dita al cielo, 81-65, un minuto e mezzo alla fine della partita, l'impresa è vicina, rischio dell'arbitro, infrazione di passi da parte di Angelino. Incito i suoi Rossi Pose e il pubblico è tutto alle impiedi per quest'ultimo minuto e 20 di partita. Esce Raffaelli, entra Spinelli per l'Agropoli. Palma, Rossi Pose, vuole tutti in avanti i suoi Rossi Pose, prova a spingere, allarga per Palma, ancora Palma, la finta di passaggio, poi la dà Di Mauro, c'è fuori Spinelli solo, eccolo che riceve, ancora Palma, Rossi Pose, guarda il cronometro, se ne parla Rossi Pose, ancora Rossi Pose, scarica in angolo per Spinelli, scadono i 24 secondi, si poteva anche tirare ma ormai deve solo passare il tempo, ultimi 50 secondi, 81-65, ma il tiro Santori da lontanissimo lo realizza, a tre punti, accorcia le distanze Canicattì, 81-68, 45 secondi, fallo di Santori sul Rossi Pose. È pronta la lunetta Rossi Pose, bonus quindi tiro libero, sbaglia il primo, realizza il secondo Rossi Pose, 1-2, 82-68, ultimi 40 secondi della partita. Si arrabbia Santori e intanto c'è un boato al palazzetto e tutti in piedi, il pubblico, applausi.
si arrabbia il playmaker di Canicattì Santori, va a consolarlo, lo stiposa, gesti di sportività tra i due giocatori. Va il tiro palma, ma ormai è finita, mancano 12 secondi ancora. La rimessa in gioco da parte del giocatore di Canicattì, che però mette palla a terra, si stringono la mano già gli avversari. Attenzione, scintilla al centrocampo tra Palma e un giocatore, se non sbaglio era Calò, infatti. E intanto è finita, 85-68. L'Agropoli passa il turno e si qualifica ai quarti di questi playoff. Non accadeva dal 96, quando anzi l'Agropoli uscì ai playoff di Serie C1 contro il Melfi nella Bella di fuori casa. Quest'anno invece la Bella non ci sarà, perché negli ottavi l'Agropoli passa e raggiunge nei quarti la Pallacanestro Salerno. Applausi dal pubblico, abbracci anche con Valentino, giocatore che non era stato disponibile oggi, è entrato in campo. Si fa festa a centrocampo, è già un importante traguardo quello raggiunto oggi dall'Agropoli. Stretti di mano anche con gli avversari. C'è massima sportività tra le due squadre. Tutti a centrocampo. Il cerchio della felicità. Continuano lo scroscio di applausi da parte dei tifosi dell'Agropoli. Si chiude così, l'Agropoli vince gara 2 e arriva ai quarti di questi playoff di Serie C1, girone H. 85-68 battuto il Canicattì. Dal palazzetto Andrea Di Concilio, Giuseppe Schiavo e Vincenzo Pacera, è tutto. Grazie e buonasera. Gastone Rossiposo e Lucas Raffaelli, forse i migliori in campo oggi di questa Agropoli. Dopo una vittoria fuori casa, oggi tutti i tifosi aspettavano anche quella casalinga. Sì, sapevamo che sarebbe stata dura, perché loro chiaramente hanno dominato un campionato giustamente e non volevano morire qua. Però insomma, ci abbiamo messo tanta grinta, tanta determinazione, tanta voglia, e poi alla fine io penso che i valori vengano fuori. Noi abbiamo la fortuna di avere, secondo me, il più forte di questo campionato, che è Lucas. E nel momento importante è tornato come noi ci aspettavamo. Luca, ti aspettavi questa vittoria oggi? Sì, sicuramente. Dopo averci vinto a Canicattì, la squadra era carica, perché sapevamo di chiudere qua. Perché tornare in Sicilia, sinceramente, nessuno ci aveva voglia. E eravamo convinti che dovevamo fare questa partita per cercare, per arrivare alla semifinale. No? Ora ai quarti si incontra Salerno, che ha vinto anche in casa ieri. Cosa vi aspettate dalla Pallacanestro Salerno? Sarà sicuramente un derby, una partita particolare, strana, come sono tutte quelle da playoff, però insomma noi sappiamo di essere forti, sappiamo che la squadra è buona, sappiamo che abbiamo avuto mille problemi durante l'anno, ma andiamo per vincere, ormai non facciamo più conti, non facciamo calcoli, abbiamo fatto fuori i più forti, quindi di diritto dobbiamo andare a giocare per vincere ovunque. Secondo te dove può arrivare questa Agropoli? Beh, secondo me in alto, non diciamo niente, ma penso molto in alto. Grazie a Gastone Raffaele, Gastone e Lucas. Presidente Giulio Russo, quella partita oggi di Agropoli contro un Canicattì agguerrito che già aveva perso in casa, ma era una vittoria che i tifosi e i giocatori volevano. È la vittoria del pubblico, è la vittoria di tutti questa. Noi volevamo vincere questa partita e ci siamo riusciti.
il gruppo è rimasto tranquillo, sereno, perché loro conoscono i propri mezzi. Quindi in effetti diciamo che la partita c'è stata, perché loro sono una bellissima squadra, però noi in questo momento abbiamo qualcosa in più e lo dimostreremo andando avanti, perché la storia non finisce stasera, continua. Cosa si aspetta della Balecca Lesto Salerno, che ha vinto ieri e che ora giocherà in casa contro la Grobo? Sarà dura, io ieri sera l'ho vista, loro sono carichi come noi, saranno comunque delle belle partite, ci divertiremo penso alla fine. Io devo ringraziare ancora una volta questo meraviglioso pubblico, non si era mai visto un palazzetto così strapieno in ogni ordine di posto, ragazzi, bambini, adulti, vecchi, giovani, è stata una cosa bellissima, ci voleva proprio per, come si dice, rinforzare ancora di più tutti i nostri sforzi, tutti i nostri sacrifici in questo momento. Ringrazio tutti, non me ne voglia qualcuno se lo dimentico, però effettivamente è la vittoria di Agropoli, è la vittoria del Cilento in questo momento. Playoff di Serie C1 già toccati da Agropoli nel 96, lontano, che differenza c'è fra quella Agropoli e questa di oggi? Era una bella squadra pure quella, e il mio pensiero rimane sempre lo stesso, c'era lui là, il numero 5, che è una cosa per noi indimenticabile. Sono due momenti molto belli della storia della pallacanestro Salerno, della pallacanestro Agropoli, e noi in questo momento ci godiamo questa bella vittoria e pensiamo a domani, poi quello che dobbiamo fare. Grazie a tutti. Grazie Presidente Giulio Russo. Allenatore dell'Agropoli Enzo Maria, dopo la vittoria ottenuta sul campo di Canicattì, ora anche quella in casa, una vittoria che tutti quanti volevano, i giocatori e i tifosi. Sì, assolutamente sì, non era una gara facile, anche se eravamo in una situazione anche psicologica favorevole, perché avendo vinto fuori a Canicattì avevamo fatto la parte più difficile dell'impresa. Oggi i ragazzi sono stati concentrati, hanno tenuto duro, Canicattì ha resistito per i primi due quarti, poi piano piano siamo riusciti a scivolare via e acquisire un buon punto di vantaggio. Faccio i complimenti a Canicattì, perché è sicuramente un'ottima squadra, e desidero anche ringraziare tantissimo i miei ragazzi che hanno fatto una vittoria straordinaria, veramente molto molto significativa. Agropoli che purtroppo risulta sempre avere la bella fuori casa, gara 3, perché classificata settima, una classifica bugiarda se poi si nota che Canicattì era prima, anche Pallacanestro Salerno, che ha passato il turno, aveva ricevuto una posizione inferiore rispetto a Gela, che comunque è uscita. Sì, assolutamente sì, io credo che le 8 squadre che si sono qualificate nei playoff sono estremamente vicine nel valore, e questo è stato dimostrato anche dalle 3 vittorie fuori casa, per cui i playoff diventano un momento completamente a parte, dove c'entra tantissimo la condizione fisica e mentale, quindi diciamo da questo punto di vista ci sono state sorprese e noi ci auguriamo ce ne siano ancora. Agropoli che ha fatto una crescita all'inizio del campionato, un avvio un po' sfortunato, ma poi è riuscita a arrivare nell'obiettivo dei playoff, quello che si era preposto dall'inizio. Sì, diciamo era l'obiettivo minimo della stagione, l'abbiamo raggiunto il playoff, e lì diciamo in questo momento è uscito fuori poi tutto il valore dei nostri giocatori, quindi anche l'esperienza, perché poi sono partite dove veramente l'esperienza conta tantissimo, e tutti quanti oggi hanno veramente lottato con grande cuore e grande animo per arrivare al risultato finale, che comunque veramente ci rivaluta tutta quanta l'intera stagione. Secondo lei dove può arrivare questa Agropoli? Ma io credo che non dobbiamo, adesso abbiamo Salerno, insomma, come dicevi tu c'è il problema del fattore campo, quindi sicuramente partiamo svantaggiati, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti con Canicattì, ci proveremo anche con Salerno sicuramente. Grazie allenatore Enzo Maria.